Signori, buon forno e ben fornati in un nuovo video di Minecraft. Ho ritrovato questa vecchia mod che mi permetteva di vedere sotto la testa e ho deciso di utilizzarla. Signori, comunque bentornati nel decimo episodio di Minecraft Hardcore. Oggi vi faccio una piccola premessa. Prima di tutto andremo nel Nether e secondo sto provando a registrare il mio primo video in 4K. Non so se verrà sgranato o se ogni tanto tirerà qualche laggatina, quindi se succederà, perdonatemi, ma è un test. In verità io ho già tutto ciò che mi serve, perché ho cibo e anche il resto. La spada che aveva Sharpness 4 ho deciso di farla fuori e metterci enchant a caso, mi è uscito Fire Aspect, che credo la terrò per fare il cibo. Prima di andare nel Nether e quindi ad esplorare per la prima volta, c'ero già andato una volta però non abbiamo fatto molto, vorrei far riprodurre le mucche, che è un po' che non visito. Olè. Ora, io ho bisogno di andare nel Nether, eccoci qua, e ovviamente ho bisogno di... Ecco, questo non dovevo farlo, sono un pollo, perché sono saltato nella lava? Allora, io dovrei avere dei waypoint, non era N per aprire waypoint? No, V per le shaders, V per l'inventario. Che cazzo di tasto ho messo per i waypoint? Credo di non averne mai fatti nel Nether, quindi lo faremo adesso. Facciamo un bel new. Vabbè, chiamiamo punto. Lo lasciamo qua per ora. Oh, che laggatino. Non... perché non si vede? C'è un problema. Allora, io scenderei comunque dalla parte che abbiamo già esplorato di qua. Comunque non eravamo andati avanti. Vabbè, niente, dopo qualche piccolo test ho deciso di tornare normalmente in acqua. Di 1440, ma comunque adesso continuiamo ad esplorare. Di là non mi pare ci sia roba, meglio tenere le shader perché sennò non vedo niente. E a questo punto mettiamo 24 chunk, magari vediamo di più, no? Sì, solo che non vedo nulla e sicuramente di qua mi ammazzo, vero? Se io provassi a... sì, con la barca ci arrivo con qualche trickshot. Vabbè, la barca la lasciamo lì. Appena realizzato che ho una crafting 6 di legno, ma noi continueremo imperterriti nella nostra ricerca di qualcosa. Sono dell'idea che di qua secondo me c'è qualcosa, quindi anche per evitare di stare tutto il tempo lì nella soul, mi fa scavare poco, cioè correre poco, perché è un po' un problema. Qui sì, c'era effettivamente qualcosa, ovvero un bel pezzo di lava. Ma più avanti dovrei uscire da qualche parte, no? Ok, bioma del basalto. Forse ci conviene scendere un po'. Minchia, altezza 87, cosa voglio cercare qua? Non uscirò mai. Vedo bioma blu nella mappa. Che potrebbe essere interessante. Sì, ok, però vorrei anche... ah! Volevo dire, vorrei anche uscire. E niente, ci siamo trovati un bel bastione davanti, sperando che sia uno di quelli lottabili facilmente. Ma mi pare che sia... che cazzo è, un bridge? Boh. Credo sia... allora, un treasure non può essere. Mi sa che è un bridge, signori. Teoricamente dovrebbe essere un bridge. C'è un piglin incastrato. Comunque sì, ho la conferma che questo è un bridge. Salve. E mi ha fatto danno, eh? Infame d'un coso. Ma io scendo qua. Oh, la lodestone, che è interessante, non troppo. Comunque, sapete che non so se è un bridge questo o che cosa. Allora, tu che mi lanci le frecce, sei già un bastardo. Dove è finito quell'altro? Ah, di sotto, ok. E vi direi, raccogliamo della lava da sopra, che potrà esserci utile per bruciare sti porci maledetti. Ok, ora la conferma che è un bridge. Le cascate di lava ci sono solo qua. Oh, non bruci? Ho fame. Dov'è l'oro? Teoricamente è di qua. Eccolo. Questo ci interessa per scambiare. Ovvero l'unica cosa che ci faremo con l'oro, a parte forse un beacon. Niente, gli è partito... che cazzo ha sto piglin? Oh, stai zitto, no? Oh, cazzo. Te da dove... piovono porci, madonna. Aspetta, ah, ma lì ci sono le ceste, ecco perché stanno lì a proteggerle. Allora, se voi mi scendete qua sotto, perfetto.
Brutti infame bastardo. Adesso ti vengo. Ecco, senza crepare da solo. No, 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 no. Quello è un problema. Facciamo così, che almeno non ci possono raggiungere. Ok, io... Ah, è vero, protection 3 su questi, non ho protection 4. Ok, qua c'è altro oro. E basta. Oh, uno scheletro infame. E una chest. Ehi, mi ti permetti? Il primo pezzetto di netherite. Questo è, vabbè, inutile perché è uno solo. Però comunque carino. Vabbè, il ferro. Io farei che lo trasformiamo in ferro normale. Così. Lì dovrebbe esserci qualche chest, no? Non riesco a capire. Dove sono io? Qua. Non riesco a capire se quella sia una fortezza o meno, ma va bene. Da dove cazzo mi spara? Boh. Ah, salve. Non è che lei magari... Boh. Suka! No, qua ci siamo già stati. Mi sa che abbiamo... Non so come si lutta bene il bridge. Solo che c'è il pilastro al centro, ma il resto dell'oro e delle ceste non so bene dove si trovi. Quindi continueremo verso questa direzione. Tu fai di sotto. Grazie. Insomma, mi ispira andare verso... cos'è di là? Verso ovest. Oddio, i funghetti ci potranno servire per qualche zuppa. Quindi io sinceramente non vedo l'utilità, ma li prendo lo stesso. Bello, che cazzo è? Cos'è? Uno strider? Che minchia è? Ah, ma è un pezzo di gravel? Un pezzo di gravel? Minchia, sembrava un blocco mistico, non lo so. 1.69, new version of Minecraft. Mending sul piccone, è vero, signori. Si autoripara. Sento la superficie. Salve. 1, 2 e 3. Ciao, tu sei un bro bravo. Saliamo ancora un po'. Me la sto rischiando un po', Ma perché no? Ovviamente siamo in un mondo hardcore. Non potremo mai fillarcela tranquillamente. No. Ovviamente no. Infatti io cosa ho deciso di fare? Andare nel Nether e a combattere i ghast. Dov'è questo infame? Oh, Enderman ci serve per la perla. Venga qua, venga qua. Sì, senza farmi jumpscare però. Salve. Se non mi droppi, niente, ti ammazzo. Lo ammazzo comunque. Tanta roba. Quante sono? Droppo... Minchia, droppo. Questo. 2. Vabbè, dai. Può andare peggio. Poteva dropparmene 1 o 0. Anche se con looting 3, teoricamente... Quello è un altro bastione. E quello è un altro ghast. Ma io, teoricamente, non ho Feather Falling 4, esatto. Quindi me ne posso anche sbattere il cazzo e fare così. Ah, non prendo danno, praticamente. Però tu mi ci ho scassato la minchia. No, non ho voglia di giocare a palla, palla bruciata. Ciccio, non ho voglia di giocare adesso. Dai, tirami la pallina. Droppami la lacrima. 2 me la droppate. Con looting sulla spada, è vero. Aspetta, i funghetti, smonchi. Ovviamente li prendiamo. E ho finito di nuovo lo spazio nell'inventario. Che cazzo mi serve? Me ne faccio della netherrack. La gunpowder la lascio qua perché comunque ne ho a casa. Poi la possiamo fare con la farm di raid. Anche se non è tantissima, però è un po'. Allora, lì c'è un bruto che non mi piace. Richiamiamo i bro. Farebbe, ecco, comodo se viene giù anche lui. Sì, non così tanto comodo. Sei una testa di merda. Vaffanculo. No, quello è un problema. Minchia, sai quanto godo. Non attaccate a me, vero? No. Ok. Aia. Mori. I bruti fanno danno anche se ho una full protection, raga. Non mi ricordavo facessero così tanto danno. Quando sono usciti nella 1.16 erano molto meno potenti, mi pare. O forse non sono abituato a giocare a Minecraft Hardcore. Ok, allora io farei così. Almeno non mi possono raggiungere. No, allora tu sei un infame di merda. Aia. Alve, volete fare un bel bagnetto? Prego, fate un bel bagnetto. Ehi, quanto sta vivo quello? Vieni, 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 c'ho anche per te. Ah, salve, vieni qui.
e frena, roba del genere. Saliamo ancora. E qua bisogna spostarsi per prendere le ceste dall'alto. Oppure bisogna killare i bruti. Il problema è, io i bruti non so dove sono e non voglio rischiarmela. Quindi, no, non ci arrivo, non ci credo. Che devo essere proprio sfigato, Andiamo da qua. No, non ci arrivo. Con Bumbreaking non ci serve, la nidrite è tanta roba. Ossidiana non mi interessa. Piccone diamante non ci faccio niente. Lo droppo per il meme, basta. Non ci faccio niente. Ah, lì io, aspetta, ho un'altra cesta teoricamente lì in fondo. Ah, lei è l'ultimo? Vieni qua, dove sei? Ah, lì sotto. Oh, non mi attacchi? Ciao. Pala, questa ci interessa. Le magma cream soprattutto. Io vorrei riuscire a fare le pozioni per curare il villager zombie. Ciò che devo fare è debolezza, ma non mi ricordo proprio per niente il crafting. Un altro pezzettino di netherite. Intanto ci prendiamo questi. A sto punto mi conviene droppare un altro stack di questo. Tanto non è un problema. La Castiar comunque la potremmo utilizzare per le pozioni di cura o di regeneration, non mi ricordo. Comunque credo che questo bastione dovrebbe essere uno stables o un housing, credo, ma non ne sono proprio così sicuro perché non so dove sono rispetto al bastione. Teoricamente se scendiamo a filo... Ah, salve! Ma se noi facciamo così... No, non così... Così volevo fare. La lava scende di là. Bene. Com'è qua la vita? Non molto bella, mi pare, no? Poi senti bro di sopra, che non voglio disturbare. Ah, qua c'è il tesoro, ho capito. È uno stable. Teoricamente. Con i blocchi d'oro. Rubiamo tutto quello che trovo. Non mi ricordo bene le posizioni. Qua ce ne sono altri. Ma teoricamente lo stable ha solo blocchettini singoli messi sparsi. E a me non interessa sinceramente andare a prenderli uno per uno. Comunque noi scendiamo giù sotto. Ah, questa è la parte iniziale, ok. Quindi noi tappiamo qua, non dovrebbero scendere. Un altro pezzettino, abbiamo il primo lingotto di netherite del mondo. Minecraft, perché del mondo sarebbe bello. Il primo a craftare il lingotto di netherite. Ma dovrebbe avere diverse chest sparse. C'è la chest centrale, che quella dovrebbe essere interessante. Merda, facciamo 1, 2, 3. E poi qua si può aprire. Non c'è niente di interessante. Aia, infame. Aspetta, ma le Nether World sono interessanti. Tu un po' meno. Ah, ecco chi è che mi ha fatto così tanto danno. Sentivo che c'era una trappola qua sotto, eh? Sì, sì, vieni, 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 tranquillo. Tranquillo che non ti faccio niente. Molto meglio. Dovrò buttare un altro... Ah, vabbè, abbiamo questi blocchi di merda. Prendiamo le Nether World. Sono strautili per le pozioni. Anzi, sono indispensabili in verità. Ok. Gold block. Teoricamente su questo ripiano c'è un blocco d'oro e una cesta. Quella è... Salve. Bello shottare i piglin con due colpi. Saranno di qua. O forse mi ricordo male di come funzionano questi bastioni. Vabbè che è tutto smangiato dal mondo, ma... Ah no, ma effettivamente è un po' sporto. Ok, non ho mai visto un bastione così smonco. Va bene. Su questo ripiano forse c'è una chest. Forse. Le chain. No, questa non è una cesta. È cadere nel vuoto come un disgraziato. Ah, eccolo il blocco d'oro. Ho sbagliato ripiano. Salve, si è incazzato qualcuno? Vabbè. Gli è partito l'embolo al piglin. Tutti funghetti, bene. Ce ne abbiamo 14 più 7. Ma arriviamo a 16 e 16. 13 e 16. Chest drogata, finalmente. Ultimo fungo. Avevo già perso la chest. Ecco. Bello, utilissimo, un bel piccone con Curse of Vanishing. Wow. Continuerei ad esplorare il Nether da questa parte, ma mi pare che non sia molto facile. Quindi diciamo che non picchiamo sto pigmen e saliamo. Sì, se non mi ti metti davanti mi fa un piacere. Salve, qua c'è qualcuno? O qualcosa anche? Questo è sempre il bastione di prima. Io sono arrivato da
est, lì c'è un altro bro che lancia le palle. E lancia palle. Ciao. Shottato. Aspetta che magari mi ha dato una bella gastier. No. Solo XP. Vabbè. Sapete che io mi faccio un bel salto nel bioma blu per vedere se riesco a prendere un po' di enderpearl. Ah, qui ci sono già i tizi di sotto. Tu finirai a bruciare. E anche tu. Vecchia, che c'è? Blocchi sopra. Salve, ma è un micro bioma blu o un mio bioma blu un pochettino più grande? E non sembra espandersi molto. Spero sia un pochettino più grande. Aia. Di quello che sembra. Oh. C'è il wireless, che mi picchi wireless. Comunque è bellissimo il nether con le shaders. Madonna, non me li ricordavo più questi riflessi. Bello, però non ho più spazio per prendere altra roba. Ciao, ciao bro, vuoi darmi qualcosa di interessante? Una perla, grazie. Stava per andare nella lava, ma sto bastardo. Due perle, grazie, grande. Dovremmo scambiarci con i piglin prima o poi. Sì, il bioma blu è abbastanza grande. Il problema è che è un po', ma giusto un po' difficile da esplorare. Funghetto è carino, tocca salire su. Sarà un po' difficile muoversi qui dentro. Ah no, ho preso la parte più piccola del bioma. Se fossi caduto di sotto non sarebbe stato facile tornare su. Soprattutto perché è un mare di lava e io non ho molta roba. Vorrei andare dall'altra parte. Potrei usare benissimo una perla. Come potrei non farlo e andarci tranquillamente a piedi. Ah, ma c'è un altro Enderman. No, 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 fermati, fermati, fermati. Vieni qua. Vedi che sarai molto utile. Ehi. Ho finito. Hello. Minchia, è sparito. Signor Enderman. C'è la dileguata, va bene. Ah, eccolo lì sotto. Venga su. Questo è un altro, non lo so. Salve. Dov'è lei? Oh, porca. Ho fatto il jumpscare. Altre due perle. Allora, quella dovrebbe essere la zona più grossa. Vorrei arrivarci senza fare ponti nel vuoto per rischiare di andare nella lava. Solamente andando di qua. Perfetto. Oh, salve. Si incazza già con me se viene giù. Salve. Altre tre. Ah, bioma rosso. Ok. Salve, non è che può venire qui? No, mi sa che non riesce. Oh sì, aspetta. Beh, eccolo. Hello? Torna qua. Infame. Altre. 11. Ci converrebbe salire lì sopra, sì. Qua c'è qualcuno. Uno e due. Li atterriamo tutti e due. Però così siamo in troppi, mi scusi. Non è equilibrata la cosa. Salve, una, solo una in due? Ah no, ok. Salve, venga giù. Tempo non spawnavano così tanto. Questo niente, vabbè. Ma non cacarmi la minchia e vai di sotto. Ci sono altri Enderman per caso? Vabbè, a me servirebbero almeno 16 perle. Perché con la fortuna che ho di sicuro almeno 4 occhi mentre cercherò il portale dell'End. Quando accadrà mi si romperanno. A parte le palle che si romperanno per le ore che ci butterò via a cercarlo. Però quando gli Enderman spariscono e despawnano mi girano. Ho finito. Dai, mi hai despawnato pure questo. Due ghast. Sì, vabbè, ammammate. No, mi ha dato la ghastier. Forse. Ciao. Ehi, sparami. No, parami. Continuiamo la nostra esplorazione del Nether. Per ora siamo a quota 16 perle più 2 bastioni esplorati che ci hanno fruttato 30 blocchi d'oro. Sono tipo più di 3 stack e 30. Ah, non sapevo di aver esplorato tutti i biomi del Nether. Ah, beh, ok. Ci mancherà un po' di roba da fare per il Nether. Vorrei finalmente curare il... Domanda. Raga, ma un tempo non era diversa la disposizione degli enchant, cioè degli obiettivi. Cioè io mi ricordo che c'era da questa parte la roba del ferro, sopra i diamanti e gli enchant, e al centro hot stuff, bucket e cose. Forse ricordo male, ma a me hanno cambiato la disposizione degli obiettivi e non me ne ero ancora accorto. Comunque i legni del Nether sono troppo belli da vedere. Salve.
No, il porco fritto, grazie, ma in verità sapete che è interessante la carne di anche la pelle è interessante, ma non ho mai spazio per metterle via le cose. La farm di polli funziona, il problema è che dovrei stare FK nel mondo e non ho mai tempo di registrare i video, letteralmente ne registro un paio la domenica, tutto il resto del tempo sono a scuola e boh, il sabato faccio i compiti e basta, niente. Cercherò comunque di pubblicarvi 4 video al mese, che sono ovviamente una settimana. Oh, di nuovo abbiamo della Souls. Aspetta, ma non stiamo tornando indietro. Ok, non stiamo tornando indietro. Magari girerei da questa parte. Non mi ispira sta zona. Ecco cosa manca ai miei piedini. Soul Speed. Ma non credo di poterlo mettere, perché hanno già abbastanza enchant. Quando non posso saltare mi dà fastidio. Questo non è cibo, ma... per crearlo il cibo, la lava sappiamo tutti che si mette sotto i piedi dei bambini per mangiare. Tagliamo. Forse quella zona mi ispira, però prima ho dei conti da mettere a posto con quel ghast lì sotto. Mannaccia per quanto ti ho missato. Ok. No. Man. Oh, ma che sei? Airbest. Ma. Ehi, quanto schivi? Qua sei ritardato tu, però. Se n'è andato lì sotto. Sium. Ah, scassato cazzo. Se ti piglio da qua. Pam. Non devi scherzare con me, bro. Fortuna un altro stack. Ah, quanto amavo questa mod. Ti permetteva di guardare dove cazzo ti pare. Anche andare in giro così. Piao, ragazzi. Fono fornato. Vabbè. Quella parte di cringe di me non me la ricordavo. Salve. Minchia. Oh no, c'è il logo di Fortnite. 3, 2... Ah, siamo a 18. Scassato cazzo tu. Avanku. Tiè. E che siete? Che siete impazziti? Oh, Comunque questa zona mi ispirava, ma... credo sia abbastanza vuota. E sì, piena di scheletri. Cos'è, il raduno? Un raduno? Eh? Un raduno... Ehi... Mannaggia. Un altro bioma blu. Stavolta però è molto, molto più grande. Troppo. Proviamo ad andarci. Hello? Ti sei accorto che esisto? No. Va bene. Salve. Ma non è che qua esistono anche... Sto per dire, non è che esistono gli Enderman? Sì, trovati. Uno, due, tre. Sai che quello però l'ho fatto volare giù nella lava. Madò, che casino! Metto sto rumore. Uno. Era un altro? Oh, sento, dov'è? Dov'è? Qui sotto, probabilmente. Poi ti parti qui sopra. Minchia, sono un porco spino. Sì, è qui sotto. Ciao, come va? Io! Che è tutto sto danno? Madonna. Pure ricordavo che l'armatura con Protection 4 proteggesse di più. Vabbè, per ora le perle sono sicuramente abbastanza e vi direi che per oggi possiamo tornare verso la via di casa. Ci vediamo tra una mezz'oretta. Ho sentito un'altra volta un ghast, io preferisco uscire dal Nether il prima possibile. Abbiamo fatto 33 livelli, salve. Bene, aspetta, la ghastier la voglio, anche l'XP non mi dispiace. 1, 2, 3, off. Oddio, con 4 ghastier ci posso fare il cristallo. E con il cristallo in verità non ci faccio niente, perché per farci qualcosa dovrei averne altri 3. Tipo respawnare il drago. Vieni qua. Bene. Magari mangiare può essere una buona idea. Mentre tornare... Aia, quella è una laggata potente. Tornare a casa... è anche meglio. Ah, è pure giorno. Comunque è bellissimo che puoi fare wow, e andare a casa. Ah, ciao Golem, mi mancavi parecchio. E mi mancava anche che giocassi a 12 anche, non a troppi. Ma sapete che il ferro che ho recuperato lo usiamo per ripararci Golem, nel senso... sì, di riparare i Golem, praticamente è quello il senso. Ciao, non è che tu... ecco, ti fissi. Poi non serve perché continuano a respawnare, però... volevo farlo, sì. Ciao. Ah, tu sei appena spawnato. E allora... Minchia, da quanto è lì quello? Ciao. No, neanche tu hai bisogno di essere cosato.
Ah sì, ho messo la lightning rod, FK, perché sì, perché se viene un temporale mi distrugge la casa e non saremmo contenti. Queste vanno qua, mentre queste le cuociamo subito con due di legno, sì. Allora, assolutamente, minchia, ne ho di legno, me ne porto almeno 15 sempre con me, che diventeranno precisi 64, minchia, sono un genio. Allora, le cose del Nether, io avevo fatto una chest, che era questa, che poi è diventata il deposito delle asce. Questo qua, questo qua, questo. E nient'altro, in verità potremmo lasciare anche, sì, queste due e trasformare. Beh, abbiamo raccolto un po' di oro, che potremmo trasformare in mele d'oro, effettivamente, ma i totem sono un po' meglio, quindi non ci serve. A sto punto, io direi che potremmo anche farlo un lingotto di netherite. Sbam! E però effettivamente non ho lo smiting table, che si fa, vabbè, 4 di legno, 2 di ferro. Chi è che caga il cazzo di nuovo? Così, e voilà, smiting table ce l'abbiamo. Il problema è dove lo posiziono. Non ho effettivamente lo spazio lì, però beh, allora faremo, boh, effettivamente potremmo metterlo qua. E perché no? E questo blocchetto lo rimettiamo. Qua la chest, ecco qua. Allora, non è detto che questo lingotto lo possiamo utilizzare subito, perché di finale, beh, abbiamo la spada, piccone, è vero, sì, si potrebbe fare spada piccone, oppure piedini, oppure la chestplate, o anche l'elmetto. Non è che io per caso da qualche parte ho un trim? Non credo, no, no, no e no. Peccato, perché sarebbe carino mettere sull'armatura gli effetti speciali. Ma vabbè, comunque. No, raga, effettivamente io non posso mettere la lingotto. Non ho il trim del Nether, quindi non me ne faccio niente di questo lingotto di netherite. Vabbè, resterà qua dentro. E basta, per oggi ci fermiamo qua. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, spero, con un nuovo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ciao!